Ci troviamo al Luna Park di San Leone, con noi Moris Fonti, che ha una bella giostra, una bellissima giostra. Perché siamo qui oggi? Perché durante il lockdown ovviamente le giostre sono state chiuse, ma alla riapertura le giostre hanno tardato a riaprire, sono state le ultime a riaprire e i bambini ne hanno risentito e anche i genitori. Voi come avete vissuto innanzitutto il lockdown, perché siete stati troppo tempo chiusi? Allora, noi abbiamo come categoria peggio degli altri, perché noi abbiamo le caravan, siamo dovuti stare chiusi in un spazio ristretto rispetto alla gente, e poi abbiamo avuto delle perdite incalcolabili perché abbiamo perso tutte le feste che avevamo. Ora stiamo ripartendo da poco, ma ancora non sta andando bene, cioè la gente sta cercando di riprendersi, però è il 40% rispetto all'anno scorso. E dire che in ogni giostra c'è l'igienizzante, è tutto in sicurezza? Tutto, abbiamo comprato il sanificatore, i vari prodotti per sanificare, i certificati, c'è chi si è fatto fare addirittura la sanificazione la prima volta come io, e poi ogni giorno naturalmente abbiamo gli orari scritti col foglio in cui scriviamo tutto, come sanificare. Quindi potete portare i vostri bambini tranquillamente alle giostre, che sono sicure, e fate contenti anche i bambini. Ma secondo lei perché la gente non viene? Perché non ha soldi o perché ha paura? La gente ce l'ha i soldi perché molti sono rimasti chiusi e quindi ha accumulato, e poi gli impiegati non hanno il problema, perché sempre quelli sono. Il problema è che ogni giorno la televisione e i mass media stanno esagerando, c'è una piccola, un piccolo contagio e subito lo sbandierano come una cosa di gigantesco, e secondo me è sbagliato. Dovrebbero dire la realtà per com'è: è venuta una persona di fuori, ha contagiato, ma non ingigantire la cosa. Ecco, tutto qua. Anche perché adesso i nuovi positivi non sono più nemmeno tanto gravi, forse grazie al caldo. Addirittura Agrigento e la provincia di Trapani hanno superato il periodo dei 28 giorni considerati per leggi efficaci per dire che la pandemia era finita, già parecchio tempo fa. Quindi per Pasqua voi avete perso tutto il periodo, il danno è stato pesante. Speriamo che adesso per l'estate vi riprendete, ma su per giù molti non hanno aperto, i danni sono stati incalcolabili, come diceva. Abbiamo perso tutto, solo qua questo parco visto che vedi, ma le feste in realtà, quelle che ci sono, che il sostentamento nostro sono le feste. La Pasqua, maggio, la Marsala, Sciacca, San Pietro e Paolo. L'abbiamo persi tutti, è stata una cosa devastante, e senza aiuti dello Stato noi non sappiamo, molti rischiano di chiudere la licenza perché non... Ma a voi non vi hanno dato nessun aiuto? Hanno dato qualche contributo, però è tutto messo, deve aver pagato fino all'ultima rata dell'INPS, e qualcuno magari è in ritardo, cose, e non viene giustamente erogata per questo motivo, e poi cose irrisorie, niente di che, 600 euro, poca roba. Tornate a Luna Park, vi divertirete voi e farete felici i vostri bambini.